Tutti vi ringrazio per essere intervenuti. Vedo tante facce familiari in mezzo a voi e sono particolarmente contento che ci siate anche in tanti molti amici. Per quel che mi riguarda, dico, la mia presenza questa sera vuole essere una testimonianza di chi si vuole impegnare e che comunque sia, così come vi può dire chi mi conosce abbastanza bene, sono sempre disponibile al colloquio, ad affrontare le problematiche nella speranza di riuscire a risolverle. Per quanto riguarda il nostro candidato sindaco, Ariolo Romia, vorrei spendere due parole. E in particolare, al di là della simpatia o antipatia che la persona può suscitare, bisogna riconoscerne comunque le abilità imprenditoriali. Perché in effetti Aurelio Romia è conosciuto un po' in tutto il mondo, cosa che neanche io sapevo. Perché anche in Giappone, nei suoi prodotti, esce l'etichetta San Francesco di Paola, Savoca, e quindi porta alto l'onore dei savocesi e anche di San Francesco di Paola. Dico in particolare, nel momento in cui si è prospettata la possibilità di una mia partecipazione, ho chiesto ad Aurelio, dico, che non conoscevo neanche personalmente, dico, ma Aurelio, tu per Savoca cosa potresti fare? Dico, sono momenti difficili, i comuni sono tutti indebitati e Savoca non fa eccezione. I trasferimenti a livello nazionale, a livello regionale, di conseguenza i comuni vengono tagliati e quindi pochi finanziamenti, pochi soldi. Cosa credi di poter fare? E lui in coscienza mi ha detto sì, effettivamente sta dicendo cose giuste. Però c'è anche il rovescio della medaglia. Bisogna saper riportare i finanziamenti e non solo a chiacchiere. Infatti ha tirato fuori dalle sue scartoffie un foglio di carta. Ho cominciato a leggere il contenuto di questo foglio ed effettivamente mi sono reso conto che quelle cose che lui andava promulgando e andava dicendo non erano frutto solo di fantasie, ma di uno studio approfondito e soprattutto dell'impegno di persone che dietro di lui, con competenza tecnica, giuridica e amministrativa, avevano redatto quel documento. E effettivamente gli ho dovuto rendere merito e soprattutto dirgli sì, effettivamente Aurelio ha ragione, c'è la fattibilità di queste cose, di questi finanziamenti a progetto. E lui ha aggiunto, perché a me interessa una cosa principalmente e mi sta a cuore principalmente una cosa, far arrivare questi finanziamenti per poter dare una qualche prospettiva di lavoro ad tanti giovani del territorio. E effettivamente l'ha detto in maniera tale, anche un po' emozionandosi, che non ho potuto dirgli altro. Dico, Aurelio, anche se io non ho una conoscenza diretta, io sono a tua disposizione, dico, e spero che tu possa realizzare questi progetti e che comunque i savocesi ti votino per poterli realizzare di fatto, che è la cosa più importante. Dico, nelle altre occasioni avrò modo di affrontare, diciamo, dal di dentro altre problematiche tecniche. Questa sera ho solo voluto fare un intervento molto veloce solo per presentarmi. E vi ringrazio ancora e passo la parola al nostro candidato sindaco, Aurelio Romia. Buonasera.